RTL Radio Belluno incontra. In questa giornata del sabato il nostro RDL Incontra ci porta a parlare di un canale video su YouTube, si chiama Dolomiti Channel e noi abbiamo interpellato colui che è l'anima di questo progetto, Stefano Vietina. Ben trovato Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Spero di aver pronunciato bene il cognome, vero? Vietina? Vietina, giusto. Bene. Allora, spiegaci il perché di un canale video su YouTube. Ma guarda, diciamo che mi sono appassionato alle immagini da quando ci sono delle piccole videocamere portatili che sono molto pratiche da utilizzare. E siccome sono un appassionato di montagna, perché ho la fortuna di aver sposato una ragazza di Campolongo di Cadore, quindi di frequentare ormai da 22 anni questi posti bellissimi, ho cominciato a girare e a registrare alcune immagini. Dopodiché, con le nuove tecnologie che oggi abbiamo a disposizione, mi sono anche reso conto che non solo ero stato capace di girare le immagini, ma anche di montarle, di fare una specie di copertina, mm-hmm. E poi potevo in qualche maniera questo mio lavoro metterlo a disposizione anche di altri, perché appunto il canale YouTube è proprio questo, cioè condividere questo tipo di esperienza fatta con le immagini. Certo, con altri amici, quindi diciamo che è più una cosa amatoriale quella che tu fai, non è di professione tu faccia questo. Certo, no, io sono un giornalista, ho scritto a lungo sul Gazzettino, adesso scrivo per Milano Finanza e per il Corriere delle Alpi, ho fatto ufficio stampa di Banca Antonveneta, sono stato anche il capo della comunicazione dell'Università di Padova, quindi diciamo che la comunicazione è un po' la mia materia, ecco, in questo caso l'ho declinata con queste nuove tecnologie che ovviamente anni fa non c'erano, quindi sarebbe stato impensabile per un giornalista fare delle immagini, no? Per cui io trovo dei giornalisti che sono miei coetanei che mi chiedono: ah, bellissimo il canale, ma chi è che ti fa le immagini, chi è che ti fa il montaggio? Perché l'idea è che il giornalista fa i testi e poi ci sono altre figure. Ecco. Poi si può trasmettere molto, a dire la verità, anche attraverso le immagini, perché diciamo, se noi abbiamo delle immagini a disposizione, tu pensa quanto possiamo farle parlare. Certo, guarda, mi sono divertito proprio l'anno scorso, quando ho iniziato questa esperienza, a fare una breve registrazione nel bosco fra Campolongo e Santo Stefano di Cadore. C'era un piccolo ruscello con l'acqua limpida, no? E si sentiva proprio nel silenzio del bosco l'acqua che scendeva. Sì. E mi sono detto, se io faccio vedere questo video ai miei concittadini di Padova, che sono a Padova appunto con 40 gradi all'ombra, questi vengono subito in montagna perché basta sentire il fresco, no? Cioè sì. L'immagine ti dava proprio una sensazione di frescura, insomma. Ecco. Sì. Ecco, tu hai fatto una prima presentazione del canale video a Santo Stefano di Cadore proprio nel mese di agosto, quasi un anno dalla nascita del canale. Il canale è nato il 7 luglio del 2009. Ho capito. E quindi poi il tuo progetto è continuato, è andato avanti, ti porta in diversi luoghi per il momento del Cadore, perché credo queste siano le zone che tu al momento hai preso in considerazione. Sì, diciamo sono quelle che frequento di più, ovviamente poi dal Cadore si va rapidamente anche in Valbusteria, per cui ho immagini anche ad esempio della biciclettata che ho fatto da San Candido a Lienz, mm-hmm. Ho immagini di zone sciistiche che non sono prettamente cadorine, sono appunto della Busteria o di Plante Corones o di altro. Ecco, diciamo che io mi porto sempre dietro la telecamera e cerco di carpire un po' le immagini che possono, a mio avviso, essere interessanti anche per altri, quindi sia inverno che estate, e ogni occasione è buona per implementare questo canale. Adesso siamo arrivati appunto con oggi a 102 video. E tra l'altro tu hai anche un canale su Facebook che ti permette di divulgare questi tuoi progetti. Sì, diciamo che questa è più recente, io appunto è da un po' di tempo che ho una mia pagina su Facebook e ho deciso di collegarci anche, di fare proprio una pagina che si chiama Dolomiti Channel su YouTube, per condividere appunto anche su questa nuova piattaforma, su questo nuovo social network che ormai è il più importante che abbiamo, il più frequentato, ecco, poter condividere anche lì non solo i miei video ma anche materiale fotografico, commenti, anche da parte di altri appassionati. Ecco, siamo partiti un mese fa e oggi siamo arrivati a 1600 iscritti a questa pagina e quindi diciamo, sono molto contento di questa partecipazione. È un numero considerevole, anche perché 1600 iscritti non è così nada poco, voglio dire. Sì, diciamo che ho visto altre pagine su Facebook e diciamo che questo numero comincia a essere significativo, anche perché è un indice di una passione che noi condividiamo, che è quella per la montagna.
possono nascere anche nuove collaborazioni. Proprio questa mattina mi ha scritto un appassionato di video che utilizza non YouTube ma un'altra piattaforma, mi ha chiesto se poteva inserire anche i suoi video. Per me ovviamente sono contributi importantissimi. Dolomiti patrimonio dell'umanità, noi abbiamo le Dolomiti inserite nel patrimonio dell'UNESCO, un patrimonio che è di tutti, e ben si addice, diciamo, questo progetto che tu così per hobby stai facendo per promuovere ancora di più le nostre Dolomiti. Ma guarda, senz'altro, perché lo strumento appunto di YouTube è uno strumento universale. Io ho avuto la soddisfazione del tutto insperata ed in attesa di trovare i miei video su un sito giapponese, ad esempio. E siccome appunto non conosco il giapponese, c'erano degli strani geroglifici intorno al mio logo Dolomiti Channel, ho chiesto a una mia amica giapponese che vive qui a Padova se poteva decretare queste scritte, e mi ha detto che in pratica è una sorta di loro touring club locale, no? Dove loro inseriscono video dalle varie parti del mondo, in modo tale che chi segue il loro portale può farsi un'idea e anche definire, scegliere le proprie vacanze sulla base dei video. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere che hanno scelto i miei, insomma. È uno strumento di promozione delle Dolomiti non da poco, voglio dire. Certo. Ci sarà un'altra presentazione, tra l'altro, di questo tuo canale video su YouTube a Campolongo il 24 di settembre, quindi tra pochi giorni. Sì, la stiamo preparando, la faremo alla Sala della Regola alle 20:30. E dopo la prima presentazione, che è stata molto partecipata e che mi ha consentito ad esempio anche di conoscere personalmente persone con cui avevo solo rapporti via internet, perché erano villeggianti, turisti che durante la stagione stanno in altre città e vengono soltanto in estate a Santo Stefano, quindi è stata una bella occasione per vederli, per incontrarci, per prendere un caffè insieme, insomma, ecco. Una cosa che ti volevo chiedere: tu sei partito con il Cadore, ma nulla toglie che toccherai altre parti della nostra provincia, naturalmente, vero? Con certo, un po' alla volta. Certo, sì, difatti le presentazioni, anche la pagina su Facebook, mi servono anche per avere delle sollecitazioni. Ho già persone che mi hanno chiesto perché non fai una ripresa su come si faceva la fienagione una volta, no? Con la falce, il rastrello. Quindi adesso ho già fatto delle immagini e monterò anche queste. E poi ho anche un altro paio di progetti nel cassetto che si accompagnano un po' a Dolomiti Channel, e se vuoi te li dico brevemente. Sì, certo, noi abbiamo spazio per parlarne. Ecco, allora guarda, sono due progetti in cui vorrei coinvolgere anche le istituzioni, perché uno riguarderebbe un canale proprio dedicato agli emigranti. Sì. Io ho visto che da alcuni messaggi che mi sono arrivati, che c'è una grande attesa di immagini dall'estero, no? Di immagini dei nostri paesi. Ad esempio c'è una tradizione nel paese di Campolongo che è il campanotto, il suono delle campane che avviene in agosto per la festa della Madonna. Io ho fatto una registrazione del paese andando sul campanile, facendo le immagini, poi mettendo questa musica. E mi ha scritto un ragazzo che lavora in Germania dicendo che, facendo un po' di complimenti, dicendo che gli era venuto un groppo in gola a vedere il suo paese in cui non torna da tempo. Allora, ecco, questi qui sono segnali interessanti, perché come tu sai ci sono tantissimi emigranti bellunesi nel mondo, e far vedere a loro come sono cambiati i loro paesi nel giro di 30 anni, oppure far vedere ai loro figli che non sono mai stati qui in Italia i paesi dove sono nati i genitori, le tradizioni, le manifestazioni folcloristiche, l'arte, tutto l'intaglio del legno, ecco, sono tutte cose che secondo me potrebbero creare un nuovo legame molto più stretto, oltre a quello che ovviamente già c'è, no? Con i bellunesi nel mondo, eccetera, ma l'immagine, come si diceva prima, è molto di impatto. Quindi mi ripropongo proprio di fare una proposta sia ai bellunesi nel mondo che alle istituzioni che si occupano di queste problematiche degli immigranti, per capire se c'è un margine per un'iniziativa di questo genere, che ovviamente a me servirebbe poter fare anche con una sorta di sostegno, perché dovrei dedicare più tempo di quello che posso fare in questo momento, no? Quindi questo è un primo canale. Ecco, quindi questa può essere anche una maniera per essere più vicini, diciamo, ai nostri migranti, perché c'è chi da tantissime mani, come dicevi tu, non vede i nostri luoghi, i nostri paesi, ma lo stesso per i discendenti di emigranti che a loro volta partirono da qui e andarono in Brasile o in altre parti del mondo, in America, insomma. Certo, guarda, veneti ci sono dappertutto, sì, e quindi, e poi
sono anche di solito, hanno delle comunità molto coese, no? Perché ovviamente il fatto di stare all'estero li porta anche a ritrovarsi, a mantenere determinate loro tradizioni. Ecco, ovviamente tutti ormai sono collegati via internet, perché internet è un canale che quasi tutte le famiglie hanno, e quindi penso che sia proprio una cosa quasi naturale poter dialogare attraverso le immagini, mandare dei messaggi, ricevere, perché poi YouTube consente anche di avere una messaggistica, per cui io, a fronte di alcuni video che inserisco, ho chi mi scrive per complimentarsi, per chiedermi altre immagini, per criticare, per suggerire altre cose, insomma. Ecco, quindi penso che veramente un rapporto anche attraverso questo canale con gli emigranti potrebbe essere una cosa che abbia un suo valore anche sociale, insomma. Ecco. Ecco, l'ultimo in ordine di tempo che tu hai realizzato è quello di Civiana di Cadore, il paese dei murales. Sì. E ce ne parli un pochino e fai capire un attimino ai nostri ascoltatori? Certo, Civiana è famosa per i murales. Senz'altro in tutta Italia, perché ci sono circa una cinquantina di affreschi che in qualche maniera hanno reso questo paesino una sorta di museo all'aria aperta. Io c'ero stato anni addietro, ancora non avevo la telecamera, e quindi la settimana scorsa ho deciso di andare. E ho fatto delle immagini, la giornata era stupenda, per cui chi ha piacere può vedere il video. Ma un'altra cosa simpatica mi è capitata, se vuoi te la racconto. È un aneddoto praticamente. Sì, sì, ho scoperto che a Cibiana c'è una delle più grandi fabbriche italiane di chiavi, che si chiama la RB. RB, chiunque di noi ha avuto una chiave RB in mano, sì. No? Sono due o tre le marche di chiavi più importanti che ci sono in Italia. Ecco, io guardando la mappa del paese per vedere dove erano situati i vari murales, mi sono reso conto che c'era anche questa azienda. Allora sono andato, ho suonato, siccome appunto, come ti dicevo, scrivo per Milano Finanza, quindi mi interessa anche la parte economica di questi posti, no? Dopo la crisi dell'occhialeria, eccetera, mi interessa anche un po' analizzare quali sono le attività economiche, eccetera, e ho scoperto che a Cibiana, parlando col direttore generale e facendo un articolo che appunto viene pubblicato poi da Milano Finanza, un paese di 483 abitanti, 40 di questi lavorano in questa fabbrica che produce 40 milioni di chiavi all'anno. Incredibile. Ecco, questo è un tassello che mancava, per esempio, la mia conoscenza, la mia attenzione. Però, ecco, considera che ho fatto un video anche su questo, lo metterò poi online, perché appunto io proseguo pian piano, e il sottotitolo di questo video è "Anche questo è Cadore". Sì, perché sono delle realtà che comunque danno vita e creano economia anche sul posto. Certo. Io sto vedendo adesso la ripresa che hai fatto dei murales con questi scorci caratteristici, questi murales appunto proprio su un paese che chissà che profuma di storia. Siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata, quindi diamo alcune dritte per poter vedere i video che sin d'ora hai realizzato. Noi basta semplicemente si entri su YouTube. Sì, si entra su YouTube e si digita Dolomiti Channel, tutto minuscolo e tutto di seguito, senza spazi, e appunto attraverso questo si arriva direttamente ai primi video che sono stati visualizzati, poi da lì c'è il link proprio sul mio canale e si possono vedere il video ultimo nella parte centrale dello schermo, e sulla destra scorrono poi tutti gli altri video. Bene, allora Stefano, noi ti facciamo in bocca al lupo per questo tuo prosieguo di avventura con il tuo canale video su YouTube. Ricordiamo, il 24 settembre alle 20:30 a Campolongo ci sarà un'altra presentazione, quindi invitiamo sin da ora i nostri ascoltatori a segnare questo appuntamento sul loro calendario, così hanno modo di approfondire e di conoscere questo tuo progetto per promuovere le Dolomiti. Certo, io se posso richiamo anche l'attenzione sulla pagina su Facebook, anche lì digitando Dolomiti Channel tutto attaccato si arriva direttamente alla pagina e si può anche dialogare, per cui chi ha piacere di avere informazioni sulle presentazioni o proporre temi per i video o quant'altro mi può contattare. Bene, Stefano, grazie ancora e buon viaggio allora. Grazie a te dell'attenzione, buon lavoro.